Va bene, rieccoci qua. Oggi vedremo due o tre argomenti collegati al mondo dei database che ci permettono, diciamo così, di evitare alcuni problemi, soprattutto di tipo prestazionale, o perlomeno ci aiutano a gestire database che magari siano un pochino più articolati, con più tabelle, più tipi di dati, eccetera, no? Sono argomenti, un pochino, due temi un pochino scorrelati tra di loro, ma entrambi hanno a che vedere col mondo del database. Così chiudiamo, diciamo, questa parte di programma. La prima osservazione è, ha a che vedere con il tempo speso, il tempo che un programma spende a colloquiare col database. No? Io vado a riprendere l'esercizietto che abbiamo fatto la prima volta che abbiamo imparato JDBC, no? Dove abbiamo detto, va bene, c'è una classe DAO che permette di fare query nel database dizionario, che è quello che conteneva le parole, e c'era un metodo che si chiedeva se una parola esiste oppure no. Allora, chiediamoci, questo metodo esiste parola, quanto è efficiente? Quanto tempo ci mette ad eseguire questo tipo di query? No? Per avere un'idea. Allora, possiamo provare a isolare la chiamata del metodo e misurare la durata, quindi il tempo start di avvio, lo vado a prendere dal timer di sistema, dopo vado a rimisurare il timer di sistema e alla fine la differenza tra questi due contatori, nanotime è una misura del tempo a livello di processo, quindi non rappresenta nulla in termini di tempo reale di calendario, ma è un numero che è garantito aumentare col passare del tempo. Quindi ha senso fare la differenza, quindi dopo che ho detto se la parola esiste oppure no, posso dirti quanto tempo ci ha messo format tempo trascorso. Allora facciamo un numero reale in cui gli passo stop meno start diviso, dunque questi sono nanosecondi, lo esprimiamolo magari in millisecondi, quindi nano, micro, millo, diviso un milione, 1 e 6, punto e virgola, millisecondi. Quindi per fare questa query, proviamo a eseguire questo semplice programma. E quando si avvia ci dirà il tempo necessario per fare questa interrogazione semplicissima. Vediamo, un attimo di pazienza, che Eclipse si prende sempre il suo tempo. Ok. E ci dice che la parola gatto con tre T non esiste. E pare che ci abbia messo più di un secondo per dircelo. Sono 1000 millisecondi. Riproviamo. Beh, 400 millisecondi. Riproviamo, 400 millisecondi, 430 millisecondi, 500 millisecondi e così via. Se io mettessi il gatto con due T e quindi la parola la trova, è più veloce o più lento? 700 millisecondi, 400, 400. La prima volta è sempre un pochino più lento perché è la prima volta che eseguo un programma, diciamo così, la Virtual Machine Java vede per la prima volta dei file di classe, deve compilarli internamente, ma poi dalla seconda volta in poi essenzialmente il tempo è relativamente costante. Quindi per fare un'interrogazione banale come questa, spendiamo 450 millisecondi, che sono mezzo secondo.
Ma davvero? Che interrogazione stiamo facendo? Andiamo a vedere il DAO. Il DAO fa una semplice interrogazione di questo genere. Allora, se io provo a parlare col database direttamente e far eseguire questa interrogazione direttamente nel database, e la faccio eseguire, e lui mi dice che il tempo speso sono 0,0 secondi, e con 3T anche. Cioè, noi abbiamo un programma main che richiede, che impiega 450 millisecondi per chiamare questa funzione. Questa funzione interamente, essenzialmente, lancia una query, la quale ci mette 0 millisecondi. 1, se vogliamo dare il beneficio dell'arrotondamento. Dove è finito tutto il tempo? Beh, il tempo è finito, che ci piaccia o no, in operazioni poco utili. Quindi, se vado ad esiste parola, che cosa fa esiste parola? Get connection, execute query, e poi ritorno al risultato. Il tempo di esecuzione è finito tutto qua. Poi, vabbè, un pochino anche oltre, ma se andiamo a misurare, se mettessimo dei timer prima e dopo questi vari tipi di istruzioni, poi magari facciamo un programma che ripeta più volte per misurare dove viene speso il tempo, ci accorgiamo che la get connection, il suo centinaio di millisecondi o 200 millisecondi ce li mette tutti, ogni volta. Allora, noi abbiamo imparato a far così, nel senso che ovviamente per fare una query devo avere una connessione sulla quale eseguire questa query, questo statement, e quindi per avere la query devo chiamare il metodo getConnection. Però se ci pensiamo bene, il metodo getConnection fa un'operazione abbastanza pesante. Ha la JDBC URL, deve capire qual è il driver JDBC, deve caricarlo, quindi fare una creazione dell'oggetto driver JDBC, poi l'oggetto deve svegliarsi, capire dove è il server, contattarlo lungo una connessione TCP/IP, dall'altra parte il server deve rispondere, poi gli manda l'username e la password, li valida, vede se sono giusti, se sono sbagliati, tutto questo prima di sognarsi minimamente di guardare qual è l'istruzione che voglio eseguire. Questo overhead ovviamente deve esserci, ma la cosa brutta è che c'è ogni volta che chiamiamo una funzione. Ogni volta che chiamiamo quel metodo si riparte da capo. Allora, questo va bene, non ci crea problemi spendere qualche centinaio di millisecondo nella connessione col database se noi dobbiamo fare poche query pesanti, tendenzialmente pesanti. Allora, se devo fare un'interrogazione, ne devo fare 5, ne devo fare 20, e queste interrogazioni sono un po' impegnative per il database, non come questa che è veramente ridicola, beh, allora il tempo che il database si spende a fare l'interrogazione effettivamente domina rispetto al tempo di connessione e va bene così. Ma invece ci accorgeremo, e poi soprattutto quando faremo la settimana prossima i grafi in cui dovremo per ogni arco, per ogni vertice del grafo andare a sapere, andare a interrogare il database per sapere delle informazioni, ci troveremo a fare molto spesso tantissime interrogazioni relativamente semplici. Allora, chiaro che in questo caso non ci piace spendere il 98% del tempo a collegarmi, ricollegarmi, ricollegarmi al database. Allora, quale può essere un meccanismo che ci permette di evitare questo tempo di connessione? Beh, il primo pensiero che ci potrebbe venire in mente è, una volta che ho ottenuto un oggetto connection, lo tengo vivo, lo condivido e tutti usano lo stesso oggetto connection. Quindi ho una connessione sola in cui tutti i metodi lavorano. Questo metodo però è sconsigliabile per due motivi. Il primo motivo è che se per caso qualche metodo chiude la connessione, l'ho chiusa per tutti, da quel momento in avanti il programma non funziona più. Il pattern di programmazione JDBC l'abbiamo visto, apro la connessione, faccio la query, la chiudo. Dire da adesso in avanti non chiudiamo più la connessione perché qualcun altro la potrebbe riutilizzare, mi piace poco, no? Perché
è un pattern di programmazione rischioso, rischia di lasciare connessioni aperte anche quando il programma termina e quindi andare a intasare poi il database. L'altro problema è che se io ho tanti metodi diversi del DAO, di varie classi DAO, le quali usano tutte la stessa connessione, e può darsi che le query di uno e le query dell'altro vadano un po' a interagire, no? Tipicamente sono delle query di ricerca, inserimento, dovrei creare delle transazioni per aprire e chiudere delle modifiche e poi dopo fare in modo che ciò che vede un metodo del DAO e ciò che vede l'altro metodo del DAO siano isolati tra di loro, e condividere la stessa connessione non mi garantisce questo isolamento. Allora, per fortuna qualcuno ha studiato questo problema e è venuto fuori con una soluzione che si chiama appunto connection pooling. Che cos'è un connection pool? Un connection pool, come dice il nome, è un gruppo di connessioni a disposizione di tutti, che vengono aperte all'inizio, all'avvio del programma. Quindi c'è una libreria di connection pooling, che quando il programma parte apre una, due, cinque, dieci, configurabile ovviamente, connessioni verso il database. Connessioni già aperte, quindi tutto l'overhead di connessione lo faccio una volta sola all'inizio, e non utilizzate ovviamente, perché non so ancora che tipo di query dovrò fare. Però sono pronte all'uso. Per cui quando il metodo DAO ha bisogno di fare una query, prende in prestito una delle connessioni, chiede al pool di connessione: senti caro pool, hai una connessione libera in questo momento? Sì, tieni la 7, te la presto, te la do in prestito. Faccio la query e dopo che ho fatto la query la restituisco educatamente al pool da cui l'ho presa. Quindi il pool di connessioni, la libreria che decide il pool di connessioni, garantisce lei che ci siano sempre connessioni disponibili. Al limite, se vede che il programma ne usa molte, ne apre delle nuove in parallelo, oppure se vede che il programma non le usa, riduce il numero di connessioni aperte. Quindi gestisce, poi dipende chiaramente da quanto è sofisticata la libreria, ma tendenzialmente gestisce in modo dinamico le connessioni aperte tra la nostra applicazione e il database. Quindi, anziché cercare noi di fare soluzioni creative, no, per minimizzare il numero di chiamate alla get connection, se usiamo una libreria di connection pooling, fa tutto per noi. Allora, questo come modifica il modo con cui lavoriamo con JDBC? È praticamente di nulla o quasi nulla. Nel senso che, vabbè, questo è il diagramma delle classi di come è fatto internamente un connection pool, che dal punto di vista dell'interfaccia della libreria JDBC pubblica un'interfaccia che si chiama data source. Quindi a noi serve una libreria che implementi un data source. Data source è sinonimo di connection pool. L'hanno chiamato così, con un nome abbastanza neutro. E il data source cosa fa? Beh, si crea delle connessioni internamente, ok? Le gestisce, ma tutte queste classi qua non dobbiamo neanche guardarle perché è roba interna alla libreria, ma la cosa utile è che crea delle connessioni e le dà in prestito. Quindi, da questo momento in avanti, se vogliamo usare questo metodo, non usiamo più la classe driverManager.getConnection per ottenere una connessione, ma useremo DataSource.getConnection. L'unica differenza è questa. DataSource, quando si inizializza, apre le connessioni, le gestisce, le apre, le chiude, eccetera, e noi semplicemente chiederemo in prestito il metodo getConnection di un DataSource. Non crea una nuova connessione, bensì mi dà in prestito una delle connessioni esistenti. E il metodo close di una connessione restituita da un data source non chiude realmente la connessione, ma semplicemente la ritorna, la restituisce al pool. E quindi la rimette a disposizione per altri metodi che dovessero essere chiamati. E quindi per noi è sufficiente andare a modificare la classe nella quale facevamo la getConnection, che era, io la chiamavo dbConnect, facendo in modo di non usare più driver manager perché è troppo stupido e non gestisce questo tipo di diciamo così, connessione multipla.
Allora, il connection pooling non è implementato nativamente dal driver JDBC di MySQL. Sono librerie a parte che danno questa funzionalità in più. Quindi dobbiamo aggiungere una libreria e richiamarla, e lavorando semplicemente dentro questo oggetto getConnection, della dbConnect, tutto il resto del nostro programma non dovrà cambiare. Perché semplicemente chiamerò una connessione dalla mia classe dbConnect, che a questo punto non creerà una connessione nuova, ma ne prenderà una in prestito internamente, quindi andiamo a modificare l'implementazione di questo metodo, e poi connection.close ci vuole sempre comunque, perché è l'operazione nella quale restituiamo ciò che abbiamo preso in prestito. Quindi il nostro codice non cambia di uno spazio, cambierà solamente l'implementazione di questo getConnection, dicevo, usando una libreria. Allora, tra le librerie utilizzate, semplici, facili da usare, ce ne sono due, più o meno diciamo, facili da gestire, che si chiamano C3P0 oppure IcariCP. Noi per un po' di anni abbiamo usato C3P0, poi ultimamente ci siamo dati più verso Icari, che dichiara di essere più veloce e più facile da usare delle altre, ma alla fine si tratta sempre solo di due righe di codice, quindi non cambia granché. Ma sono abbastanza, diciamo così, equivalenti dal punto di vista delle funzionalità che ci servono. Aggiungono la funzionalità di pooling alle connessioni JDBC verso il nostro caro MySQL che già abbiamo. Apriamo magari questa pagina, così andiamo a vedere, a curiosare. Infatti, se tu vai a vedere la pagina di Icari, dice: guarda, io, che sono l'ultima colonna, sono molto più veloce di tutti gli altri, tra cui C3P0 è qua in fondo. Ovviamente è un benchmark che hanno fatto loro, può essere vero o no, ma sicuramente di parte, ma ci può stare. Come si usa? Quindi questa libreria qua richiede semplicemente di scaricarsi da questo sito la libreria stessa, e quindi si può scaricare direttamente il file. Se andate su GitHub vi dice scarica da qui, e se scarichi da qui ti dà varie librerie, di cui quella che interessa a noi è questa, IcariCP versione 3.3, 8 febbraio 2019. Le altre, se guardate le date, sono tutte molto più vecchie, sono relative a versioni precedenti di Java. Quindi questa è quella che interessa a noi, che contiene un file zip. Proviamo a guardare, scusate, su questa libreria possiamo scaricare o il jar, che è la libreria vera e propria, o un altro jar che contiene la documentazione della libreria. Beh, se ci servissero anche i sorgenti, ma di sicuro non ci servono. Quindi quello che ci serve di base è questo jar, IcariCP331.jar, che contiene la libreria stessa. L'aggiungiamo al nostro progetto e poi come la usiamo? Metto solo una parentesi: questa libreria ha una dipendenza, ha bisogno di un'altra libreria dietro, di cui parlo però tra un attimo, okay? Per non rompere il discorso. Quindi abbiamo scaricato e aggiunto al nostro progetto questa libreria, e a questo punto aggiungere, cioè utilizzare un data source è semplicissimo, perché anziché usare driver manager, mi creo un nuovo oggetto di tipo Icari data source, e a questo passo i parametri di impostazione, la JDBC URL, lo username, la password, e in questo modo ho inizializzato il data source. A quel punto, sull'oggetto data source, posso chiamare quante volte voglio getConnection, sapendo che questa getConnection ovviamente non aprirà realmente una nuova connessione, ma ne prenderà in prestito una dal pool, la cui dimensione del pool può essere personalizzata settando una miriade di altri parametri che, se vogliamo, possiamo trovare nella documentazione di Icari, che ci dà il minimo, il massimo, il tempo di idle, eccetera, eccetera. Ma a noi molto spesso la versione di default è già più che sufficiente. E poi, quando ho finito, chiamo il close. Devo ricordarmi di chiamare close per restituire la connessione al pool. Altrimenti che cosa succede? Succede che quando il mio programma va avanti,
chiama più connessioni. E ogni volta consuma una connessione nuova dal pool esistente di connessioni. Quindi mettiamoci ne fossero 20, dopo 20 volte che ho chiamato la getConnection, dal punto di vista del data source, ha dato in prestito tutte e 20 le connessioni che aveva. Beh, se la data source è configurato in modo da aprire altre connessioni in più, a quel punto lo fa, ma in ogni caso a un certo punto arriverà al limite massimo. Cosa succede a questo punto? Per cui poi il programma si pianta, non capite perché. Dopo che ho esaurito tutte le connessioni disponibili, le ho date in prestito tutte, la volta successiva in cui faccio get connection, il data source come ragiona? Dice, c'è un metodo che vuole una connessione, io le ho tutte fuori, faccio aspettare quel metodo finché almeno una delle connessioni mi rientra. Non mando in palla il programma, non genero un'eccezione, metto in attesa quel metodo. Questo ha senso se abbiamo dei programmi più complessi, multi-thread, in cui ho diversi thread che prendono, usano la connessione, lo restituiscono, eccetera. Quindi prima o poi ci sarà qualcuno che finisce di fare ciò che deve fare, mi restituisce la connessione, così la posso prestare a chi si è messo in lista d'attesa. Il problema è che questa lista d'attesa sarà infinita nel nostro caso, perché siamo noi che ci siamo dimenticati di restituire queste connessioni. E non ci sarà nessuno che le restituirà. Quindi in questo caso, quando il vostro programma esaurisce le connessioni disponibili in un pool, non genera un'eccezione, ma si blocca. Non fa più niente, rimane fermo. Fermo perché il data source è in attesa speranzosa che gli ritorni una connessione e nessun altro metodo sta facendo nulla. Perché sono tutti fermi su quel getConnection lì. Okay? Se riconoscete quel sintomo lì del programma che dopo un po' che gira, per un po' gira, poi a un certo punto smette, ecco, molto probabilmente vi siete dimenticati di restituire qualche connessione. Quindi fare un close di una connessione connection pool. Poi, il data source nel suo complesso viene creato una volta e distrutto una volta. Non devo creare un data source nuovo ogni volta che voglio una connessione, ovviamente. Lo creo una volta sola, la prima volta in cui ne ho bisogno, e poi riuso sempre quell'oggetto. Se voglio ribellare risorse alla fine, posso chiamare il metodo close sul data source, però non lo devo chiamare nel DAO ad ogni singola query, dovrò chiamarlo eventualmente alla fine del programma, se mi interessa. Oppure un metodo destroy che distrugge tutti, ma cioè, questo già si dimentica facilmente, diciamo così, non è poi così grave. Allora, in pratica come lo usiamo? Abbiamo detto, nel nostro progetto dobbiamo aggiungere, noi abbiamo nella nostra libreria, ovviamente il connettore Java, dobbiamo aggiungere anche, io l'ho già scaricato prima, devo solo riuscire a ritrovarlo, ma dovrebbe essere qua, il mio Ikari 331.jar e lo aggiungo al mio progetto, lo aggiungo alle librerie, copio il file e lo aggiungo al build path. E questo mi dà la classe, mi rende disponibile la classe DataSource di Ikari. Quindi a questo punto posso modificare questa classe GetConnection. La JDBC URL può rimanere la stessa, adesso qui dobbiamo togliere i parametri di connessione perché il DataSource funziona in modo leggermente diverso, e non uso più Driver Manager, ma creerò una nuova DataSource. Copiamo dalle slide perché non è vietato, Ikari data source uguale new Ikari data source. Poi ci sono vari modi di creare un nuovo data source direttamente creando la classe data source oppure creando una classe config con le informazioni di configurazione, ma questo è tutto nella documentazione. Il modo più veloce è creare direttamente l'oggetto. Uguale new Ikari data source. E poi dobbiamo dire al data source a che cosa collegarsi. Quindi datasource.setJDBCURL e gli passiamo questa. datasource.setUserName, nel nostro caso la root, e poi datasource.setPassword
password, la chiamiamo in questo caso sempre root. Ops. Queste tre istruzioni però dobbiamo eseguirle una volta sola. Ok? Messe qui non vanno bene, perché ogni volta che chiamano la get connection verrebbe rieseguita, ricostruita un nuovo connection pool. Invece va fatto solamente la prima volta. Quindi per questo motivo possiamo pensare di avere una variabile che si memorizza se il data source è già stato aperto oppure no e se lo ricorda di volta in volta. Qui, poiché siamo in un metodo statico, dobbiamo definire una variabile statica. Quindi public icar data source static, non public, scusate, state, private static ds. Perché non gli piace, cosa ho sbagliato? Qua. Scusate, fuori dal metodo va. Perché se è una variabile statica deve essere definita a livello di classe. Allora, a questo punto ho tolto la dichiarazione di una nuova variabile ds, questa ds è quella di classe. E la creo solo se non c'era, quindi per ridondanza forziamo a null. Quando creo la classe, questo data source è null e quindi qui vado a verificare se data source è null, allora ne creo uno nuovo. Altrimenti non faccio niente. Ok? Quindi ho una variabile statica che si ricorda, tra le varie chiamate alla getConnection si ricorda il valore di questo data source. Inizialmente è null, quando io chiamo il metodo getConnection, prima di tutto si chiede esiste già un data source? Se sì non fa nulla, quindi va sotto, se no lo crea. E dopo creandolo ovviamente lo salva qui e per le volte successive se lo ricorderà. In ogni caso, quando arrivo al fondo di questa parentesi graffa, ho un data source che già avevo prima oppure che ho appena creato, è uguale, l'importante è che ce l'abbia. E quindi a questo punto la mia connection, il mio oggetto connection, lo posso chiedere al data source che ho appena creato oppure che era già creato. Fatto una volta è fatto per sempre, nel senso che a questo punto, da oggi in avanti, useremo questa struttura per il metodo, per la classe dbConnect e non più quella precedente, e tutto il resto del programma continuerà a funzionare. Quindi basta semplicemente rimpiazzare alla classe vecchia questa classe nuova e abbiamo automaticamente i benefici di un connection pool. Benefici che col nostro programmino non potremo vedere, perché qui stiamo facendo una query sola, quindi apriamo, anzi sarà più lento così ovviamente, perché per fare una query apro non una ma tante connessioni, poi dopo faccio la query minuscola e poi il programma è già finito. Quindi il vantaggio non lo vedo di sicuro facendo una query sola, ma lo vedrò solamente in programmi che facciano, che debbano fare molte query diverse, che chiami molte volte i metodi del DAO. Ok, se io provassi a eseguire questo, si arrabbia un attimo, perché manca un pezzo, come dicevamo prima. Dice class not found exception di questa cosa qua. Allora, spendiamo due parole a capire che cosa vuole. No. Allora, la parte legata al database c'è già tutto. Semplicemente questa classe Icari, questa libreria Icari, usa internamente una libreria di logging. Cos'è il logging? È il modo serio e giusto di fare system.out. Mentre noi sviluppiamo i programmi, molto spesso per debuggare, per svilupparlo, system.out questo, system.out quest'altro, perché ci serve per vedere che il programma va avanti. Dopodiché, in questa output della console,
mescoliamo informazioni importanti, informazioni di debug, messaggi di errore, tutto lì mescolato. E inoltre, se sto stampando troppo, scrolla verso l'alto, me la sono persa. Se lo faccio partire in un terminale anziché dentro Eclipse, non ho così tanto spazio di scrolling, no, non è sicuramente il modulo più comodo. Quando ho finito di eseguire un programma, le lancio di nuovo, la console precedente l'ho persa, quindi non so confrontare quello vecchio con quello nuovo, non so confrontare le output dei programmi. Allora, ciò che si fa è di usare delle librerie appunto di logging. Librerie personalizzabili, configurabili, che permettono di decidere come trattare i messaggi del programma, i messaggi di servizio del programma. Innanzitutto, qualunque libreria di logging permette di definire la severità o la serietà o la gravità del messaggio. Quindi, questo è un messaggio informativo? È un messaggio di warning? È un messaggio di errore? E in fase di debug magari voglio stampare tutto. In fase di esecuzione del programma, di produzione, quando il programma funziona, magari i messaggi di warning e di informazione che servivano solo a me per debuggare non li voglio più vedere. Ma non vado a commentare uno per uno tutti gli statement di stampa. Configurerò il logger dicendo fai passare solamente i messaggi da questo livello di priorità in avanti. E poi dove li mando? Li posso mandare sulla console, va bene, li posso salvare in un database, li posso salvare in un file di log che poi posso, eventualmente se il programma si pianta, questo file può essere preso dall'utente e mandato al programmatore per dire fammi vedere cosa succede, eccetera, eccetera. Quindi, in programmi seri, diciamo così, ci sono queste librerie, sono diverse librerie che permettono di salvare, no, le informazioni di log in modo diverso, in modo versatile. Allora, in particolare, gli sviluppatori di Icari hanno scelto di usare una libreria intermedia che si chiama SL4J, Simple Logging Facade for Java, perché loro dicono, io non so quale logger utilizzerai tu nel tuo programma, perché di sicuro ce l'avrai già, e noi non, ci vergogniamo un po' perché non usiamo ancora un logger, no? Ma non so quale logger userai, però la mia libreria non è che deve per forza imporre, la mia libreria che fa connection pooling non ti può imporre la scelta di un logger, ma io libreria voglio fare login delle mie azioni. Allora usa questo strumento che è una libreria di facade, facade è una parola semifrancese che hanno importato gli americani per dire facciata, una libreria di facciata. C'è una libreria che non fa il login davvero, ha gli stessi metodi che avrebbe una libreria di login vera, ma poi dietro ne usa un'altra. E quindi tu poi dietro puoi mettere la libreria di login che preferisci. Davanti avrà un'interfaccia, una facade, una facciata uniforme per qualunque libreria di login usi. Per cui loro dicono, guarda, io libreria Icari uso questa facade, che poi si andrà a integrare con la libreria di login che hai deciso tu di usare. E queste librerie di login sono diverse. Ad esempio, lui parla, vabbè, c'è una libreria di login, la più semplice di tutta, che non fa niente. Cioè, qualunque messaggio io scriva col mio metodo di login, lo dimentica, non stampa da nessuna parte, lo perde per sempre. Vabbè, è semplice ma anche inutile. Oppure c'è la libreria di login semplice. Cioè semplice significa che stampa sulla console, di fatto. Oppure si aggancia a delle altre librerie, di cui le due più famose sono log4j e java.util.login, che nella versione recente di Java è stata standardizzata un API per il login. Allora, dipende da quale libreria vogliamo usare. Noi dovremo, ci dicono i costruttori di questa libreria, di questa facade, tu hai bisogno di due jar. Uno è SLF4J, che è la facade. Vedete che in tutti i vari casi c'è la tua applicazione e poi c'è sempre questa facade messa davanti. Poi, dietro la facade, puoi avere o una libreria di login semplice, SL4J Simple, e quindi ti stampa o in un file o sulla console, oppure, se non hai nessun'altra libreria,
i messaggi vanno persi, però non ti do class not found, non ti do errore. Oppure se hai una tua già libreria di login, log4j, ti chiedo di mettere un piccolo adapter. Quindi qualche cosa che trasla le chiamate definite a livello di facciata nelle chiamate effettive implementate dalla libreria sottostante. Questo in realtà è più facile a farsi che a dirsi, nel senso che se io non ho un framework di login già utilizzato, quindi non uso ad esempio log4j, ma voglio continuare a fare login sulla console, dal punto di vista del progetto mi devo, dove è andato, scaricare, qui ci dà un grosso zip, con dentro tutti i moduli che ci possono servire, adesso vi faccio vedere cosa ha dentro, sl4j1 eccetera eccetera.zip, ha dentro, lasciamo perdere i sorgenti, tutta una serie di jar in cui riconosciamo quelli che abbiamo appena visto, ad esempio c'è sl4j, dove è andata? API, questa qua, sl4j api.jar, questa è la facciata vera e propria, questa sicuramente dobbiamo aggiungere al nostro progetto. E poi una delle altre, una sola delle altre librerie che di fatto adatta al sistema di login che vogliamo utilizzare. Quindi se vogliamo loggare sulla console, prenderemo sl4j simple.jar. Se invece volessimo agganciarci magari alla libreria log4j, dovremmo prendere quest'altra, slf4j-log4j. Quindi nel nostro progetto dovremmo aggiungere ogni volta due librerie diverse. La facade e, per tenerci le cose facili, la simple. Io le ho già estratte dallo zip qua sotto e le posso quindi copiare in Eclipse, nel mio progetto, sempre qua nelle librerie. Opla. Copiamole qua. E quindi Icari usa questa facade. La facade, prima di tutto, va a vedere quali degli altri adapter ci sono sotto. Se non ne trova nessuno, non stampa niente. Se ne trova uno, lo usa. In questo caso userà il simple e mi stamperà i messaggi nella console. Quindi proviamo a vedere che... No, non funziona ancora perché non l'ho aggiunta al class path. Adesso dovrebbe funzionare. Dov'è? Main. Ok. Quindi qua, beh, ovviamente lo sappiamo che stiamo spendendo un pochino più di tempo di prima, perché c'è un sistema più complicato, ma per una query sola sapevamo che non avremmo guadagnato nulla. E vedete che in questo caso la nostra libreria sta stampando questi messaggi informativi. Vengono fuori in rosso anziché in nero perché sono stampati su standard error anziché su standard output del processo, ma la console di Eclipse mette insieme sia l'error che l'output colorandoli in modo diverso. Ok, quindi... i messaggi, la libreria Icari non stampa direttamente a video, usa la libreria di login e quindi siamo noi che possiamo configurare se vogliamo vedere questi messaggi, se non li vogliamo, con la configurazione del logger. Visto che il logger ce l'abbiamo, possiamo anche usarlo noi, nei nostri programmi, no? Nel senso che nei nostri programmi, dov'era quella pagina di prima? Qua. L'utilizzo di un logger è relativamente semplice. Io devo creare una classe logger, istanziare un oggetto della classe logger, ad esempio qui mi dà una factory. Questa factory, in questo caso, riceve come parametro il nome della classe che sto debuggando, no? La classe che genera i messaggi. Perché poi qua sotto nella console stamperà, vedete, questo messaggio qua, starting, arriva da questa classe. Noi quando facciamo il system.out non scriviamo tutto questo dettaglio, poi vediamo un messaggio, sono arrivato qui, e dopodiché ti chiedi, ma dov'è, qual era già, dov'è, qual era il punto del programma? Invece qua ti scrive dettagliatamente qual è la classe, se vuoi che te lo scriva, ovviamente tutto configurabile qua con la dovuta pazienza. Quindi creiamo un logger relativo ai messaggi che questa classe dovrà emettere, hello world.
E poi per stampare ogni volta, anziché fare system.out, faremo logger.info se vogliamo dare un'informazione, .warn se vogliamo emettere un warning, .error se vogliamo emettere un errore, e poi sulla base della configurazione del logger verranno filtrati o non filtrati alcuni messaggi e non altri. Logger.debug sono i primi che vengono filtrati. Se voglio stampare dei messaggi che ci sono in fase debugging, ma poi quando ho risolto il problema non li voglio più vedere, anziché info uso debug, che è un messaggio solamente interno, e invece info è un messaggio che può essere utile anche all'utente. Poi nella configurazione del logger posso configurare qual è il livello che viene visualizzato. Tutto qua nella documentazione. Quindi se ci interessa possiamo, visto che l'abbiamo comunque aggiunto al progetto questa libreria, perché serviva ad Icari, possiamo anche usarla per i nostri scopi. Quindi, riassumendo, avendo capito cosa succede, non dobbiamo fare quasi nulla. Il quasi nulla significa aggiungere queste tre librerie ai nostri progetti, Icari e il logging, e ricordarsi di usare come implementazione della DB Connect questo metodo che abbiamo fatto oggi, che crea il data source la prima volta che viene richiesta una connessione. In tutte le volte successive questo if fa sì che venga riusata la stessa data source e quindi ci sia questo meccanismo di presidio e restituzione di connessioni. Quindi il costo, tra virgolette, dei diverse centinaia di millisecondi per aprire una nuova connessione lo paghiamo una volta sola. E in tutto il resto del programma lavorerà mandando rapidamente le query direttamente al database su una connessione che è già aperta, già tenuta in caldo, no? È come lasciare la macchina con il motore acceso, sei pronto a partire e fuggire quando hai rapinato la banca. Quindi questa è la prima cosa che volevo raccontarvi oggi. Quindi da adesso in avanti direi che nei progetti, ma già quando il progetto che ho preparato per il laboratorio di domani, c'è già questa cosa qua. Adesso per domani non so se sia effettivamente necessaria o se si vede la differenza, però prendiamolo come abitudine. No, il nostro scheletro di programma adesso cambia un pochino, si arricchisce un pochino. Ah beh, sì, sempre. Cioè, ovviamente sì, cioè, se questa URL dovrà avere, nel caso di Java 8 con Windows in italiano, eccetera, eccetera, bisogna specificare il parametro use server time zone, come sempre. Sì, questo non ce lo togliamo dai piedi, perché in realtà il data source non fa altro che usare le connessioni a livello successivo. Cioè, sotto lei chiama il driver manager get connection e quindi semplicemente gli passiamo noi i parametri e fa la chiamata per noi, ma dobbiamo passarglielo comunque. Ma credo che si possa, se lo inserisci qua, dovrebbe funzionare tranquillamente. Io, rifiutando di installare Windows in italiano, sono immune da queste cose. Va bene, questo era il primo argomento di oggi. Il secondo è un pochino più, torno indietro qua, un pochino più ampio, e ha a che vedere con le regole che usiamo, che ci diamo per costruire degli oggetti in grado di gestire facilmente i dati che sono presenti nel database. Cioè, noi dobbiamo far convivere due mondi diversi che sono nati con due approcci radicalmente diversi. Il mondo oggetti di Java e il mondo tabelle dei database relazionali. Però noi dobbiamo prendere dei dati che sono organizzati in modo tabulare, relazionale, e usarli all'interno di un programma che invece lavora a oggetti. Allora, per farci meno male possibile, ci diamo delle regole di corrispondenza. Cioè, quando io, un pochino già intuitivamente le abbiamo già fatte queste cose, però adesso estendiamo un po' il discorso ai casi più complessi. Come faccio a creare delle classi Java che rappresentino il più fedelmente possibile le informazioni che ho nel database? Adesso, noi non lo facciamo in questo corso, esistono dei framework, delle librerie, che fanno questo di mestiere. La più famosa si chiama Hibernate, ibernazione, no? Come ibernare. Cioè, permette di congelare dei dati in un database. Che fanno questa operazione di object relational mapping, cioè si prendono, si bevono la struttura di un database e creano da sole delle classi Java che hanno i nomi e i campi giusti. Allora, in questo corso abbiamo deciso di non usarlo, un po' perché nasconde la costruzione delle query, questi framework, e un po' perché ci mettiamo più tempo forse a imparare la libreria che non a farci le cose da soli. Ma se
tenetevelo presente, se domani doveste fare dei programmi più complessi che lavorano pesantemente sul database, anziché mettervi a scrivere i metodi del DAO scrivendo le query a mano, provate a pensare a una libreria di ORM. No? ORM è il nome che si usa normalmente per fare questi lavori. Noi vediamo un attimo di ragionare su come lavorano queste librerie internamente, facendocelo a mano, e quindi decidendo, ragionando su quali siano i metodi per costruire degli oggetti Java che, e quali campi e quali metodi dargli agli oggetti che corrispondono alle classi del database, alle tabelle del database. Quindi qui ci sono una serie di regolette. Regola 1. Per ogni entity del database crea una classe Java. Qui c'è scritto per ogni entity, non per ogni, non per ogni table. Vi ricordate quando facevate il modello entità-relazioni? C'erano le entità e le relazioni. Poi la relazione dovevi in qualche modo materializzare in una tabella, se era una relazione molti a molti, oppure la assorbivi in una chiave esterna se era una tabella uno a molti, se era una relazione uno a molti. Qui stiamo dicendo che una classe Java è necessaria solamente se ho un'entità. Quindi le tabelle del database che servono per rappresentare delle relazioni molti a molti non le vogliamo vedere come classi Java a sé stanti, perché da sole non dicono nulla. Okay? Il nome del Java Bean, quindi della classe Java, dovrebbe essere uguale al nome della tabella. Possibilmente in forma singolare, ma già dovrebbe essere nel database, capitalizzato da Java, cioè lettera iniziale, maiuscola e le altre lettere minuscole. Mentre invece sapete che nel SQL le maiuscole e le minuscole sono del tutto indifferenti, quindi viene fuori di tutto. La classe dovrebbe avere una proprietà privata per ogni colonna, per ciascuna colonna della tabella, e il nome della proprietà dovrebbe essere corrispondente al nome della colonna. Qui stiamo dicendo, cerchiamo di costruire una classe che sia il più possibile fedele a quello che vediamo nel database. È chiaro che la colonna del database è scritta con la sintassi SQL, quindi tipicamente vedrà fuori maiuscolo, tutto maiuscolo, magari se non più parole sono separate da underscore, mentre noi in Java lo vogliamo scrivere con la camel case classica di Java, iniziale minuscola e maiuscola quando cambia parola. Il tipo dato dobbiamo cercare di renderlo il più fedele possibile, quindi se la classe, se in database, nel database ho una colonna di tipo varchar, in Java sarà una string, se ho una colonna di tipo datetime, in Java sarà local datetime, che abbiamo visto ieri, se ho una colonna di tipo integer, sarà integer e così via. Quindi cerchiamo di scegliere, non c'è una corrispondenza 1-1 precisa tra i tipi di dato SQL e quelli Java, ma cerchiamo di scegliere la corrispondenza più precisa. Ecco, tutto questo lo facciamo per le colonne che non sono chiavi esterne. Perché il database ragiona ovviamente in modo relazionale, quindi quando deve creare delle relazioni mette un valore, un ID, in una tabella e lo stesso ID replicato come chiave esterna in un'altra tabella. E questo crea i collegamenti. Però noi in Java questo non lo vogliamo fare. Perché nel momento in cui tu hai, facciamo un esempio, uno studente, la classe che rappresenta uno studente, e dentro vuoi sapere a quale corso di laurea è iscritto, a te non te frega niente di avere nella classe studente string cognome, string nome, date, data di iscrizione, eccetera, eccetera, poi il campo che dice a quale corso di laurea sei iscritto. Non ce ne frega niente di avere string corso di laurea oppure int corso di laurea 27. Che vuol dire 27? Sarà la chiave primaria di quella tabella dove ci sono i corsi di laurea. Però in Java avere questo valore qua, cioè il valore numerico di una chiave esterna, è uno sbattimento inutile. È un numero non direttamente utilizzabile. Cosa dovrei fare in Java? Avere direttamente il riferimento all'oggetto corso di laurea, che avrà poi quell'ID. Ma non mi serve l'ID numerico perché poi me lo devo andare a cercare. Avrò direttamente un corso di laurea, come riferimento a un oggetto Java vero e proprio. Quindi quelli che sono i dati di base li ricopio nelle classi. Quelle che sono le chiavi esterne non le indico come dati, ma vediamo poi tra un attimo come gestiamo le relazioni in generale. Ok? Noi navighiamo tra oggetti, da un oggetto abbiamo un riferimento a un altro oggetto, da quell'altro oggetto abbiamo un riferimento a un terzo e così via. No? Seguiamo delle reference in Java. Non andiamo a seguire delle identità numeriche che sono quelle sulle basi delle quali il database fa le join.
In Java non esiste la join, esiste la navigazione da oggetto a oggetto. Sono due paradigmi diversi di accesso ai dati e quindi dobbiamo un pochino gestirlo. Questa nostra classe avrà un costruttore che accetta tutti i campi, che riceve tutti i campi della tabella, sempre. Anche se mi servono solo due campi su quattro, non facciamo i tirchi, riempiamoli tutti questi campi. Non ha senso avere una query che richiede solo due campi, poi c'è la versione completa che li richiede tutti e quattro, eccetera, eccetera. Cioè, una volta che ho fatto la query, riempiamole tutti i campi. So che nel mio programma mi serviranno solamente due, e fa lo stesso. Nel DAO li ho comunque riempiti tutti, e quindi l'oggetto li aveva comunque tutti, perché non si sa mai in futuro, no, quale altro. Lo sforzo che faccio adesso per aggiungere i due campi che non mi servono, sicuramente sarà ripagato se il programma dovesse evolvere in futuro. Tranne ovviamente i campi che corrispondono a chiavi esterne. Questi qui non è detto che io sappia già qual è il corso di laurea a cui ti iscrivi, che abbia già creato l'oggetto corrispondente. Quindi non è detto che io abbia già queste informazioni. Quindi tipicamente non lo si fa subito, si ritarda la conoscenza della relazione il più tardi possibile. Poi più avanti avremo modo di approfondire questo concetto di creazione pigra dei riferimenti, lazy. Abbiamo i metodi get e set per le proprietà e definire equal hash code, ecco, facciamo attenzione, per definire equal hash code, che definisce l'identità degli oggetti, non siamo liberi di fare come vogliamo noi, ma dobbiamo usare esattamente gli attributi che compongono la chiave primaria della tabella. Cioè, se la chiave primaria ha una se la tabella ha una certa chiave primaria, e quindi nel mondo SQL due righe sono diverse se e solo se quella chiave primaria è diversa. Ecco, questo stesso comportamento lo dobbiamo replicare in Java, perché altrimenti rischieremmo di considerare come uguali in Java oggetti che sono diversi in SQL o viceversa. E poi creiamo dei bug sicuramente creativi, ecco, se facciamo questo. Quindi andiamo a vedere che cos'è viene usato come chiave primaria e solo quel campo verrà usato all'interno di equal hash code. Così riusciamo a mappare il concetto di uguaglianza tra oggetti, tra i due mondi, no? Mapparlo correttamente. E questo per quanto riguarda le tabelle semplici. Poi ci chiediamo, il database è aperto, nel senso che quando io definisco una serie di tabelle, non ti dico, non ti predefinisco a priori quale tipo di query potrai fare, quale tipo di join potrai fare, quale tipo di confronti potrai fare. Potenzialmente infiniti incroci o interrogazioni posso fare dato un insieme di tabelle, no? Dato una struttura di tabelle. Alcuni li esplicito già, perché quando creo delle relazioni o delle chiavi esterne sto già dicendo guarda che questa relazione è importante e la voglio memorizzare. Però non è detto che il mio programma Java avrà bisogno di navigare tutte le relazioni possibili in tutti i modi possibili e immaginabili. Esempio semplice, corsi studenti. Può darsi che il mio programma abbia solamente bisogno, dato un corso, di conoscere i suoi studenti e non abbia mai bisogno, dato uno studente, di conoscere a quali corsi è iscritto, per quello che deve fare. No? Ad esempio, il programma del libretto voti, c'era lo studente, volevate solamente sapere, dato lo studente, quali erano i corsi. Non capitava mai il contrario. Ok? Dal punto di vista del database non cambia nulla, perché io ho la tabella studente, la tabella corsi, la relazione molti a molti, studente iscritto a corsi. Quando io creo quella relazione non sto dicendo la interrogerò in un verso o la interrogerò nell'altro verso. Sto creando una relazione ragionando ovviamente in modo concettuale. Poi saranno le query che faccio che la useranno in un modo o nell'altro. Non mi costa niente navigarla nei due modi, nei due versi. E in Java sì che mi costa. Perché vuol dire che per ogni studente devo avere una lista di corsi e o per ogni corso devo avere una lista di studenti. Queste liste non nascono da sole, le devo creare, popolare, tenere aggiornate, eccetera, eccetera. Quindi è facile, è molto probabile che io nel mio programma non abbia bisogno di rappresentare negli oggetti Java tutte le relazioni possibili e immaginabili che sono previste nel database. Ma mi chiedo quali sono le relazioni che mi servono per rendere facile la navigazione all'interno degli oggetti nel mio programma Java?
e deciderò di rappresentare all'interno degli oggetti solamente le relazioni che mi servono, che penso che mi serviranno. E le altre? E le altre, se non mi servono, pazienza. Se mi servono lo stesso, ma non le ho rappresentate, farò una query per andarmi a prendere i dati che mi servono. Il database non lo sto dimenticando, ce l'ho sempre lì. In pratica cosa vuol dire? Vuol dire che se ho una relazione con cardinalità 1, quindi una relazione, come dicevo, studente iscritto a corso di laurea, corso di laurea è uno solo, quindi la cardinalità sull'altro lato è 1, non mi interessa la cardinalità sul mio lato, però sto guardando la relazione uscente dalla mia classe. Allora metterò un attributo nella mia classe studente che contiene un riferimento a una classe di tipo corso di laurea, che ovviamente qualche altro metodo del DAO dovrà aver creato, o dovrà creare quando mi servirà. Quindi un metodo, metto un riferimento a un oggetto. Esempio, classe studente, classe persona. Lo studente ha un campo matricola, ma lo studente, essendo anche una persona, la persona ha già dei dati suoi, ad esempio codice fiscale. La chiave primaria di studente è matricola, la chiave primaria di persona è il codice fiscale. Allora, se rappresentiamo questo in SQL, abbiamo che creeremo una tabella con string o int matricola e poi un'altra stringa, foreign key persona, che di fatto altro non è che il codice fiscale della persona. Per creare una chiave esterna, replichiamo dentro la classe referente la chiave primaria della classe, della tabella riferita. Okay? E quindi poi quando facciamo la join scriveremo studente persona where studente.fk persona uguale persona.codice fiscale. No? In SQL facciamo così. In Java, allora in Java abbiamo la classe studente che conterrà un attributo privato matricola, che qui non ho scritto per brevità, e poi dello studente devo avere l'informazione di qual è la persona corrispondente attraversando questa relazione qua. Allora, qui ho due possibilità, una diciamo che consideriamo sbagliata o scomoda o da evitare e quella invece preferibile. Quella scomoda è fare scimmiottare cosa fa SQL. Quindi ho una chiave codice fiscale di una persona che è di tipo stringa che mi dice questo studente, questo dato qua, questo codice fiscale è già scritto qua nello studente, nella tabella studente c'è scritto esplicitamente, quindi mi costa poco tirarlo fuori. Però una volta che ce l'ho qua in Java nella mia classe studente è complicato usarlo, perché una volta che ho il codice fiscale di uno studente, qual è la persona che ha quel codice fiscale? Le persone le avrò in una collection, devo andarmene a cercare in tutta la collection. Se sono furbo, quella collection sarà una mappa, no? Quindi accedo per chiave uguale codice fiscale. Se no, una lista e devo scandirmela tutta. Ma di sicuro un passaggio in più. Un passaggio in più per cosa? Per ricondurmi alla persona che ha quel codice fiscale. Ma io quella persona che ha quel codice fiscale non me la posso memorizzare direttamente qua, come riferimento all'oggetto Java. Questo lookup da codice fiscale a oggetto persona lo faccio una volta sola e poi memorizzo nella tabella studente direttamente l'oggetto. Ok? E idem per la relazione inversa che può capitare dall'altra parte. No? Classe persona ha un riferimento allo studente come oggetto studente e non come numero di matricola. Noi cerchiamo di evitare di dover fare in Java operazioni di scansione di, base, di elenchi di dati che non ha senso fare in Java. Le facciamo fare al database, la ricerca dei dati, perché altrimenti noi rischiamo di leggere dei dati in modo stupido e dover poi faticare con i loop anni dati in Java per riuscire a tirare fuori le informazioni. Se è così, se vi accorgete che fate troppi loop anni dati in Java, vuol dire che probabilmente non state pensando abbastanza a livello alto su quali sono i dati che vi servono. No? E state pensando in C, in un certo senso, neanche in Java, neanche in SQL.
Le cose si complicano ovviamente quando la relazione è uno a molti oppure molti a molti. Non mi importa la parte sinistra, mi importa la parte destra della relazione, come dicevamo. Quindi un attributo, una relazione, scusate, che mappi su più oggetti dall'altra parte. Studente, a quali corsi è iscritto? Corso, quali sono gli studenti che sono iscritti? Allora, in questo caso, a un determinato studente non mi basta avere il riferimento a un corso a cui è iscritto, ma devo avere riferimenti a molti corsi. Allora, in questo caso avrò una collection che viene valorizzata, dovrà essere riempita, con i riferimenti agli oggetti corrispondenti. Quindi è una fatica in più. Se uno vuole essere fedele alla logica dell'SQL, questa collection dovrebbe probabilmente essere un set. Perché in SQL sappiamo che i risultati delle query sono insiemi, insiemi non ordinati, no? Proprio per il modello, diciamo, le basi del modello relazionale. Ma a volte può essere più comodo memorizzare in una lista e non un set, soprattutto se vogliamo poi navigarle, stamparle in un ordine sensato, in ordine alfabetico, in ordine numerico, eccetera. Sapete che il set perde gli ordini, perché ovviamente la funzione di hash rimescola tutto. È più veloce a trovare un elemento, ma è scomoda nel visualizzare gli elementi in ordine. Invece una lista ti mantiene un ordine, posto che ovviamente tu nella query che hai usato per popolare quella lista abbia fatto un order by, anche se non è sicuramente adatta ad andare a cercare un elemento specifico al suo interno. Però questo vuol dire che le nostre classi non diventano classi semplici che ricopiano, diciamo così, i parametri della tabella, ma hanno una loro logica di gestione di una piccola struttura dati al loro interno. Dovranno avere una lista e poi avranno dei metodi per delegare le operazioni su questa lista. Niente di fantascientifico, semplicemente ci stiamo solo dando delle regole operative. Quindi, facciamo il caso più semplice, relazione 1n, poi quella nm sarà più complicata. La relazione 1n è quella in cui, ad esempio, uno studente matricola, città di residenza e poi una tabella di città con tutte le città possibili. Allora, questa relazione è una relazione 1 dallo studente verso la città, n dalla città verso lo studente. Allora, dallo studente verso la città è uguale a prima. Io non scrivo la stringa che corrisponde al nome della città o il numero che corrisponde al codice della città, ma inserisco nella classe studente direttamente il riferimento all'oggetto città. Ma questo lo facevamo già fare prima, perché questa è una relazione con cardinalità 1. Invece la relazione inversa, data la città, trovare tutti gli studenti corrispondenti, vedete che in SQL non c'è nessun attributo qua. Perché dal modello entità relazioni studente-città, relazione 1n, quando abbiamo fatto la progettazione del modello logico, quella relazione è stata assorbita in una chiave esterna dal lato 1, dal lato n, perdon, che è il modo in cui progettiamo la base dati, normalizziamo la base dati. Ecco, se lo volessimo fare in Java, invece non abbiamo questo lusso di poter osservare questa relazione nei due versi, e quindi dobbiamo, dentro la classe città, inserire una collection, un set o una lista, di oggetti, di riferimenti agli oggetti studente. Questo, vista così, mi spaventa un po', perché questa qua, tutti gli studenti residenti in una città, potrebbe essere, rischia di essere abbastanza grossa questa struttura dati, questa lista, questa collection. E da qua il pensiero che avevamo detto all'inizio, lo faccio solo se mi serve. Non vediamolo come un obbligo, quello di aggiungere gli attributi che mappano le relazioni. Aggiungo un attributo che mappa una relazione se so che mi servirà. Allora faccio la fatica aggiuntiva di crearlo, popolarlo, eccetera, eccetera. Altrimenti non lo metto. Se so che non avrò mai bisogno, data una città, dell'elenco dei suoi studenti, questo attributo qua non lo metto. Ok? Quindi, mentre gli attributi semplici delle tabelle, del database, li mettiamo sempre tutti, quelli delle relazioni, che sicuramente sono più pesanti da gestire, dovremmo pensarci un attimo, se mi servono. Se if needed, vedete che c'è scritto anche qua. Il caso più complicato è quello della tabella molti a molti, di una relazione molti a molti, e quindi in SQL ci aspettiamo di avere una tabella in più, quindi
dei giornalisti che scrivono degli articoli, quindi noi abbiamo una classe articolo, una classe autore, e un articolo può avere più autori e un autore può scrivere più articoli, quindi relazione molti a molti tra articolo e creator. Ovviamente abbiamo una chiave primaria su articolo, una chiave primaria su creator e una relazione che qui ho chiamato authorship, che mappa questa in modo molti a molti gli articoli sui relatori. Allora, com'è fatta questa? Abbiamo due modi diversi di creare queste tabelle intermedie. Un modo è quello di usare solamente le prime due righe. La tabella che contiene una chiave primaria composta, article creator, in cui i due campi separatamente article sono una chiave esterna sulla tabella article e id creator una chiave esterna sulla tabella creator. Quindi ho una tabella con due colonne, la prima è la chiave esterna di article, la seconda è la chiave esterna di creator, e insieme queste due chiavi esterne costituiscono la chiave primaria di questa tabella. Che sarebbe il modo più corretto, formalmente. Oppure molto spesso le persone si spaventano ad avere una chiave primaria composta di due colonne, oddio che cos'è questa cosa, allora aggiungono un altro campo che è un ID autogenerato, che non ha nessun significato, non vuol dire nulla quel dato lì, quel numero lì, serve solo per distinguere le righe, che costituisca la chiave primaria di questa tabella. E quindi in questo caso vedete che ci sono l'asterisco e il cancelletto per dire o in un caso o nell'altro si fa in due modi diversi. Questo secondo caso è un pochino più rischioso, perché avendo un campo identità distinto rispetto alle due chiavi esterne, permetterebbe di rappresentare nel database una relazione, la stessa relazione ripetuta più volte. Potrei avere più volte la stessa copia articolo creator, articolo creator, articolo creator, con ID authorship diversi, che non ha senso, no? Non vuol dire nulla, perché l'articolo o ha quell'autore o non ce l'ha, non può averlo due volte. Allora, il fatto che la composizione di queste due sia una chiave primaria impedisce che possano ripetersi coppie uguali di valori. Però a volte, appunto, questo spavento di fronte alla chiave composta a volte crea dei database che hanno questo problema, e se li troviamo li dobbiamo gestire. Ma a noi non interessa tutto questo in Java, non ci interessa più tanto questo discorso, perché questa tabella in realtà è un artificio. È un artificio perché in SQL la relazione molti a molti non si può rappresentare. La chiave esterna è univoca. E allora per poter creare relazioni molti a molti devo crearmi questa tabella in più che è fatta di chiavi esterne. In Java non ho questo problema. Quindi questa tabella authorship non la vedo proprio in Java, non c'è nessuna classe Java che rappresenta quello, e avrò dentro la classe article, se mi serve, vale sempre la regola di prima, una collection di oggetti creator. E viceversa, dentro la classe creator, se mi serve, una collection di oggetti article. E quindi, avendo queste due collection, posso rimbalzare avanti e indietro tra i due insiemi. Ovviamente, se gestire un insieme di riferimenti in un verso è pesante, pensate a dover gestire un insieme di riferimenti nei due versi, soprattutto se devo poi aggiungerne e toglierli, devo ricordarmi di toglierli e aggiungerli da entrambi i lati, quindi a livello di codice comincia a diventare pesante. Se serve è giusto farlo e si fa così, se non ci serve stiamo lontani, no? È inutile complicare il programma inutilmente. Quindi questo, diciamo così, sono le regole che cercheremo di darci quando, visto un database, dovremo creare gli oggetti del model, essenzialmente. Cerchiamo di creare in questo modo. Finora problemi con le relazioni non ne abbiamo avuti molti, no, per la semplicità dei dataset che avevamo a che fare, ma da adesso in avanti, no, cominceranno ad esserci dei dati database con più di una tabella, essenzialmente, e quindi dovremo anche, diciamo, seguire le relazioni che ci sono, quindi dovremo applicare questi metodi. Faremo poi più avanti un altro approfondimento su quando devono essere popolate questi valori. Però farlo in astratto è molto difficile, quindi lo faremo quando avremo tra le mani un esercizio in cui si possa apprezzare il problema. Allora andremo a riprendere quest'altro pezzettino di riempire i campi che servono per
mappare le relazioni. Ok, allora questo diciamo così è un pochino più un bagaglio che abbiamo nel costruire il model, e l'altro argomento di stamattina, ricordiamoci, connection pooling, da adesso in avanti lo useremo sempre. Ci vediamo domani mattina alle 8:30 per chi vuole esserci.